Abbiamo trovato in questa città esperienze interessanti eh, che meriterebbero di essere realizzate anche in altre parti d'Italia. E poi c'è un tema che affrontiamo, che questa città ha affrontato nella gestione dell'acqua, una delle poche città italiane che ha attuato davvero... La volontà dei cittadini espressa con il referendum ed è quello di avere una rappresentanza degli utenti, di una rappresentanza dei cittadini. Noi proponiamo una cosa che si chiama Consiglio del Lavoro e della Cittadinanza, che vuol dire dare ai lavoratori, insieme ai cittadini del territorio, la possibilità di discutere assieme delle strategie aziendali, di pesare su quelle strategie, senza avere più quelle terribili lacerazioni fra gli interessi dei cittadini e dei lavoratori come Taranto diciamo, rappresenta ormai agli occhi di tutti. Presentato a Palazzo San Giacomo l'accordo tra il Comune di Napoli ed il Forum Disuguaglianze e Diversità nell'ambito dell'attuazione delle 15 proposte per la giustizia sociale pubblicate dal Forum nello scorso marzo. Ispirate dalle analisi e dalle idee dell'economista Anthony Atkinson, le mozioni agiscono su tre meccanismi di formazione della ricchezza: il cambiamento tecnologico, la relazione tra lavoro e impresa, il passaggio generazionale. Incrociamo quelle che qua a Napoli si stanno già affrontando di, di, di politiche con cui ci siamo ritrovati con Napoli, alleati con Napoli. Innanzitutto le situazioni di quelle periferie, di quei pezzi delle nostre città che sono abbandonate. Napoli le sta affrontando. E noi siamo convinti che vadano affrontate tutte insieme, in modo integrato. Se affronti come si fa qui il tema della casa, non puoi non guardare insieme il tema del lavoro e il tema dell'istruzione. Mettere insieme le, le dimensioni della vita umana sono interdipendenti e il modo in cui Napoli e altre città lo stanno affrontando è un modo moderno. Queste sono le cose che discuteremo oggi, molto concrete, molto dure, molto radicali rispetto al modo in cui si è governato spesso il Paese e che potrebbero restituire al Paese quella. E alle persone, soprattutto in grave disuguaglianza, quella serenità che gli dia il senso che, che si può cambiare, che esistono alternative e quindi che non bisogna dare un calcio ai migranti per stare meglio, ma si può andare avanti. La disuguaglianza della ricchezza, ha spiegato Andrea Morniroli del gruppo di coordinamento, è cresciuta in misura eccezionale negli anni recenti, influenzando tutte le altre disuguaglianze e dunque abbassando la capacità di reagire agli imprevisti, di rifiutare cattivi lavori, di tutelare il risparmio, ma anche di valorizzare le capacità individuali e di proteggere l'ambiente. Anche con questo accordo che abbiamo stilato si va proprio nella direzione di un nuovo concetto di sviluppo, che metta al centro la persona umana, le imprese di comunità la lotta alle disuguaglianze, la giustizia sociale, i diritti, le libertà e mi fa piacere che una persona attenta e sensibile come Fabrizio Barca abbia colto che significa Laboratorio Napoli, significa un luogo in cui si cercano di coniugare diritti, libertà, inclusione, accoglienza, sviluppo, diritti lotta alle disuguaglianze e soprattutto cercare di costruire una comunità sulla coesione e non sulle divisioni, sul rancore e sull'odio.